conferenza stampa quest'oggi Riccardo Lattanzio, attaccante dell'Audace Cerignola. Lattanzio, ripartiamo da quella che è stata la vittoria di domenica a Gragnano in terra campana. Non sei stato in campo, tornerai domenica a disposizione del tecnico Dino Bitetto. Che gara è stata quella di Gragnano? Sicuramente ancora una volta si è data la dimostrazione che questa squadra se la gioca sino alla fine. Sì, è una squadra che non molla mai, l'abbiamo dimostrato nelle ultime partite. Risultato diciamo che alla fine è giusto, ma potevamo chiuderla molto prima. L'importante è crederci sempre, siamo stati bravi e i 3 punti meritatissimi. Bisogna cercare di soffrire di meno e chiuderle prima queste gare, come ben rimarcavi. Sì, l'importante è comunque portare sempre il bottino pieno. Se viene prima, meglio ancora. Dobbiamo essere più cinici sotto porta e cercare di chiuderla molto prima. Come arrivate alla prossima gara, quella contro la Sarnese qui al Monterisi, un avversario che viene da un successo e che soprattutto negli ultimi giorni ha cambiato anche la guida tecnica, ufficializzando Mister Pepe alla guida della stessa panchina campana. È una squadra comunque in salute, viene da un ottimo risultato contro una squadra di categoria come la Gelbison. Non sarà facile per noi perché sono tutti giovani. Naturalmente è una partita sempre insidiosa e dobbiamo cercare di chiuderla e soprattutto, come ho già detto prima, portare i 3 punti perché non ci serve, ci servono. Domenica tornerai in campo in una fase della stagione che ti ha visto protagonista negli anni passati. Questo storicamente è il tuo momento in fase realizzativa. Sì, vabbè, sono contento comunque sia, non ancora deciso l'allenatore perché il mister sempre alla fine decide la squadra che mette in campo. Sicuramente è importante farsi trovare pronti, o chi entra o chi gioca dall'inizio, l'importante, come ho già detto prima, farsi trovare pronti. Grazie a Grazie Riccardo a voi. Lattanzio.